Buongiorno gente, di nuovo bentornati nella mia cucina, come state? Allora, oggi utilizzerò quella besciamella che ho preparato la volta scorsa e che abbiamo visto insieme. In pratica oggi farò le lasagne alla boscaiola. Intanto utilizzerò una sfoglia in parte gialla classica all'uovo e in parte agli spinaci, volevo dargli un po' più di colore. E per dichiarare la boscaiola generalmente è quello che appunto si fa con i piselli, i funghi e la salsiccia. Quindi una ricetta molto semplice con un condimento veramente molto molto goloso. Vediamo subito la ricetta e poi ci vediamo alla fine del video e parliamo di alcune piccole accortezze da utilizzare. A dopo! E io sono sempre qui a ricordarvi a tutti coloro che mi stanno guardando di iscriversi al canale, cliccate la campanella lì sotto così avrete tutti gli aggiornamenti sulle mie ricette, anche perché la prossima settimana avrò una cosa veramente molto molto particolare, strepitosa. Vi aspetto, a dopo il video! Bene, cominciamo a pulire i funghi. Togliamo intanto la parte del gambo con la terra. Per pulire il resto del fungo utilizziamo o una pezzetta umida o un foglio di carta assorbente sempre umido. Nel qual caso il fungo fosse parecchio sporco, potete anche spellarlo, come vedete qui dal video. Le salsicce invece le spelliamo e le facciamo a pezzi. Mettiamo qualche fetta di fungo secco a bagno nell'acqua tiepida. Mettiamo sul fuoco un pentolino con dell'acqua leggermente salata e quando bollirà mettiamo dentro i piselli surgelati. Calcoliamo una cottura di circa 5 minuti. Nel frattempo tagliamo a fette i nostri funghi champignon e tritiamo i funghi porcini. In una padella mettiamo un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Dopo qualche minuto mettiamo anche i funghi porcini tritati e i funghi champignon. Nel frattempo che si cuociono i funghi, mettiamo in cottura anche la salsiccia, senza aggiungere alcun grasso. Dopo alcuni minuti togliete lo spicchio d'aglio e pepate i funghi. Non salateli in questo momento, altrimenti tireranno fuori tutta l'acqua. Nel qual caso, come è successo a me, la salsiccia dovesse tirare fuori troppo grasso, abbiate l'accortezza di toglierlo aiutandovi con un cucchiaio. A fine cottura salate anche i funghi. Una volta cotta la salsiccia, mettetela su un piatto con un foglio di carta assorbente per assorbire il restante grasso. Prendiamo ora la nostra besciamella e mettiamo dentro prima i piselli, poi la salsiccia ed infine i funghi, mescolando tutte le volte. Prepariamo ora le nostre lasagne. Mettete sul fondo della tiella uno strato di besciamella. Prendete ora le sfoglie di lasagna e coprite tutto il fondo della teglia. Mettete ora un generoso strato di besciamella su tutta la sfoglia. Alternate ora la sfoglia con quella agli spinaci e coprite tutto. E ripetete l'operazione precedente mettendo di nuovo un generoso strato di besciamella. Una volta fatto, mettete anche un sottile strato
di parmigiano reggiano grattugiato e proseguite così per tutte le altre sfoglie. Sull'ultimo strato finite di mettere la restante besciamella, spianatela per bene aiutandovi con una paletta e poi mettete un generoso strato di parmigiano reggiano grattugiato. Ora potete infornare la lasagna a 180 gradi per 20 minuti e poi passare a 160 gradi con il grill superiore per 10 minuti. Dopo aver sfornato la lasagna, fatela riposare per almeno 5 minuti. Ora potete godervi la vostra lasagna alla boscaiola. Buon appetito! Eccoci di nuovo qui. Allora, giusto qualche consiglio da darvi. Allora, i funghi salati soltanto alla fine della cottura e non durante la cottura, altrimenti tireranno fuori l'acqua e visto che andavano dentro la besciamella, l'avrebbe alterata sia in consistenza che di sapore. Ho usato i piselli surgelati, spero che nessuno se lo voglia male, ma oramai sono diventati di uso comune e comunque non c'è tutta quella grande differenza. Un'altra cosa che avrete notato è che purtroppo io ho comprato le salsicce, ma come avete visto hanno tirato fuori tanto di quel grasso che ho dovuto eliminarlo. Tolto quello, fatelo tostare bene e poi come avete visto io ho tamponato comunque la salsiccia una volta cotta con la carta assorbente in modo da assorbire quasi tutto il grasso residuo. Questo mi ha permesso appunto di metterla all'interno della lasagna, della besciamella, però poi è venuta perfetta. Per quello che riguarda le lasagne, come avete visto io ho utilizzato due sfoglie differenti. Una all'uovo e una agli spinaci, ma l'ho fatta esclusivamente a livello cromatico, solo per il colore. Per quello che riguarda il gusto non ha alterato più di tanto. Un'altra cosa, io ho utilizzato, come avete visto, qualche fetta di fungo secco, ma questo mi serviva soltanto per dare più sapore ai funghi champignon che comunque ne hanno molto di meno. E vi posso assicurare che viene veramente molto bene e il sapore del fungo si sente bello presente. Bene, io non ho altro da dirvi se non queste piccole accortezze. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!